oggi mi porta al museo. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, oggi vi porto al museo, vi faccio partecipi un po' della mia vita. Quest'anno, infatti, a Catania c'è una bellissima mostra dedicata allo scultore Louis Nevelson, che in realtà è donna, però è uno scultore, come i colleghi maschi. Lei ci teneva molto a questa specificazione e quindi noi la rispettiamo anche nella presentazione. Un artista è un artista, non è una artista, ricordiamocelo sempre. Una grandissima artista che però non tutti ancora conoscono, e allora siamo qui a farla conoscere a tutti. Perché ve ne parlo? Perché io lavorerò all'interno dell'ambito dei laboratori didattici dedicati a questa mostra, e quindi alla fine della spiegazione di tutto vorrei anche segnalarvi un'opportunità per coloro che abitano a Catania, nell'Interland, in Sicilia, o coloro che volessero venire a vederla da fuori. Louis Nevelson nasce a Pereyaslav in Kiev nel 1899, quindi ucraina di nascita, si trasferisce piccolissima negli Stati Uniti, dove vivrà ed opererà. Come vi dicevo nella presentazione, un'artista donna. Tanto donna da non voler portare i pantaloni, le diceva, ma nello stesso tempo tanto donna e fiera di esserlo da voler essere considerata un'artista al maschile, cioè con le stesse pari opportunità dei colleghi maschi. Una donna avanti anche in questo. Era una scultrice molto particolare, una scultrice del quotidiano, la chiamerei io, e si specializzò in quelli che erano dei grandi assemblaggi, grandi e piccoli assemblaggi, cioè lei prendeva oggetti di uso comune, di materiali legno, ebbe anche dei periodi in plexiglass, dei periodi metallici, però quello che mi piace ricordare di lei fu il suo lunghissimo periodo legno. Prendeva dei pezzi di legno un po' presi dalla vita di tutti i giorni, quindi piedi di tavolo, di sedie, spalliere di sedie, qualunque cosa la ispirasse, e li assemblava insieme creando delle bellissime opere d'arte molto suggestive. Io la vidi per la prima volta al Pompidou e ne rimasi abbagliata, un'opera tutta nera. Io non conoscevo Louis Nevelson, non mi vergogno a dirlo, purtroppo la vergogna è che molte istituzioni universitarie non la divulghino ai loro allievi. Io lo farei perché è un artista di fama internazionale ed è un artista che comunica molto all'interno delle sue opere. Secondo me non c'è molto da dire, perché le sue opere raccontano benissimo di lei. Lei faceva delle opere monocrome, ma di una monocromia dipinta, perché nell'assemblaggio di questi pezzi di legno che lei andava a recuperare in tutti gli angoli di New York, delle città in cui, della città in cui passava, poi le riprendeva, le poggiava in un angolo del suo studio, del suo atelier, e poi piano piano, nel momento in cui l'ispirazione la coglieva, cominciava ad assemblare questi pezzi creando delle opere stupende. Me ne faccio vedere una. Il Downs Host del 1959, questo stupendo disco bianco girevole ligneo che ha una duplice faccia e che esprime appunto il suo consenso, il suo significato nell'occupazione dello spazio a tutto tondo in 3D, lanciando dei messaggi orizzontali e verticali, e creando quindi un vortice che ti prende sia orizzontalmente che verticalmente in questo andirivieni del giro del cerchio. Guardate questo bianco quante sfumature ha, che non sono sfumature di grigio, sono sfumature di bianchi diversi. La cosa che mi appare stupenda all'interno di queste opere è che ogni colore è il colore, cioè sia le opere bianche che, come vedremo adesso, le opere nere. Per esempio, guardiamo questa qua, Jazz Sound, dove il titolo ha già in sé il senso dell'opera, no? Questa armonia del movimento, questa musica scura, questa musica nera, questo ritmo, questo andirivieni pulsante e circolante che è all'interno di questo assemblaggio costruito. Vediamo come i neri non diano vita a dei grigi all'impatto con la luce, ma diano vita a altri toni di nero, un po' come vi ho spiegato nella lezione di pittura che vi metto qua. Quando il nero infatti tocca la luce, non viene
influenzato dal bianco. Molto spesso si pensa che il nero vada sul bianco o che i colori si sporchino con il bianco per creare dei sottotoni. No, i colori si sporcano con delle declinazioni del colore stesso, si sporcano da sé e lei riesce a creare varie dimensioni all'interno delle sue opere, dando quell'imprinting che cattura l'occhio, che lo fa aggrappare nei diversi livelli dell'opera stessa. Cos'è la forza di questa donna? È forse il suo essere così uomo, intendendo per uomo un'accezione che non mi fraintendete, è molto ruvida, molto grezza anche negli assemblaggi, e questo essere grezza, questa finta anche casualità, no, che lei mette all'interno delle sue opere, rende un forte grip sia per il cervello che per l'occhio. In Dark Sound vedete come anche qui il protagonista dell'opera sia effettivamente il movimento. In tutte le sue opere c'è questo movimento che cattura lo sguardo e la mente, e è questo movimento che è un movimento anche metafisico, intendendo con metafisico una finestra sull'aldilà, ma intendendo per aldilà un'altra dimensione che ti proietta verso qualcosa di sorprendente. I colori di quest'artista sono il bianco, sono il nero, ma per qualche periodo è stato anche l'oro, anche se io non impazzisco molto per le opere dorate, non tanto perché non siano belle, ve ne faccio vedere una. Questa è The Golden Pearl del 1962, un altro mirabile assemblaggio, non tanto quindi per l'assemblaggio in sé, quanto per l'oro. Lei usava porporina e quindi oro, e il tempo ha tradito il suo messaggio, perché la porporina si è ossidata e quindi quella luce non è più riflessa, secondo me, nel modo in cui l'artista stesso voleva farla riflettere. Sono delle bellissime opere, e questa forse è quella che più riflette la luce nella maniera più fedele, diciamo che l'oro si è ossidato meno. E se fossero state trattate in oro zecchino, invece avrebbero mantenuto costantemente il loro status quo. Però c'è da dire una cosa, avrebbero perso in freschezza del gesto, perché l'assemblaggio, dovete capire, che è un'arte che è in divenire, cioè qualcosa che si organizza ma nello stesso tempo che organizza te stessa. Cosa voglio dire con questo? Che mentre lo si fa è anche l'assemblaggio a comandare il ritmo, l'andamento dello stesso, e quindi se si fosse perso tempo nella preparazione del pezzo, che non una verniciatura veloce, si sarebbe persa la freschezza stessa dell'opera. La freschezza dell'opera. Colori pieni, quindi bianco, tutti i colori, nero, assenza di colore. Freschezza del colore. Oh, mi si è cambiata la maglietta? No, si è suicidata la videocamera, quindi poi ho continuato a parlare per una buona mezz'ora senza che voi mi ascoltaste, e mi sono accorta che mancava il video solamente quando ero arrivata al montaggio, quindi rieccomi qua a finire il video. Quindi vi dicevo, colori pieni, colori freschi, freschezza del colore, pienezza del colore, la pienezza del bianco, la pienezza del nero, la pienezza dell'oro, quei colori che così in maniera assoluta raccontano la storia di un artista, le pieghe della sua vita, i substrati di essa, le pieghe della nostra vita, i substrati di essa, lì dentro, all'interno di quelle ombreggiature, all'interno di quegli strati sovrapposti, troveremo molto di quest'artista, ma tanto tanto di noi. Andate a guardare questa mostra perché è davvero bella. L'ingresso è assolutamente gratuito, la potrete visionare dal martedì alla domenica, tutti i giorni. Nel box informazioni vi lascerò il numero di telefono a cui poter rivolgervi se volete andare a vedere la mostra per chiedere informazioni. Questa mostra è stata splendidamente organizzata dalla Fondazione Roma Mediterraneo ed è stata curata dal professore Bruno Corà, che l'ha curata veramente in maniera stupenda, dando un grande eco non soltanto a quella che è l'enfasi creativa dell'artista, ma anche ai riscontri personali che ognuno può trovare all'interno di quest'opera. Ci si perde all'interno delle opere di Nevelson e si ritrova se stessi, oltre che l'artista stesso. La parte didattica invece viene curata dall'associazione Civitas Sicilia, che ha delegato, anzi ha assegnato all'associazione culturale di cui io faccio parte, Identitas Sicilia, lo sviluppo di alcuni progetti didattici in ambito appunto alla mostra. E proprio a questi volevo invitarvi, perché con un ticket di appena 6 euro si potrà avere l'opportunità di accedere
a dei laboratori creativi dopo la mostra, o meglio, pagando questi 6 euro si avrà una mostra guidata, quindi ci sarà un operatore esperto nel settore artistico, che potrei essere io, come potrebbe essere un qualsiasi altro professionista dell'arte in seno alla mostra, che vi guidino appunto attorno a questa mostra e poi vi facciano condividere un'esperienza creativa d'arte all'interno del laboratorio. Vi lascio le date nel box informazione dei miei laboratori creativi se voleste partecipare con me, ma se non poteste per quelle date e voleste comunque cogliere questa opportunità che il territorio in questo momento vi sta offrendo, potrete telefonare per comunque accordarvi per un altro laboratorio creativo. Per i bambini sono bellissimi, per gli adulti sono utilissimi, anche per i bambini sono utilissimi, ma io vedo questi bambini rimanere proprio a bocca aperta, innanzitutto perché conoscono l'idea di mostra e di museo, quindi si approcciano per la prima volta alla idea di una raccolta di opere, capiscono come la vita di un artista possa essere raccontata attraverso il proprio operato e poi si accingono a fare loro stessi l'opera d'arte ed è un'esperienza meravigliosa, sarebbe per i vostri bimbi, ve lo assicuro. Per gli adulti idem, riscoprire se stessi come artisti dopo essere stati ispirati da un grande artista. Se vi va, provate. Io, se ci siete o non ci siete, non ci guadagno nulla, sia ben chiaro. È solamente una cosa che volevo comunicare in forma così corale per dare la possibilità soprattutto ai miei amici di Arte per Te di saperlo, ma comunque Catania è tappezzata dagli impianti pubblicitari per la mostra di Louis Nevelson, quindi sicuramente già lo saprete, ma dirlo una volta in più, perché no? Finalmente a Catania è arrivata, noi nel territorio diciamo sempre che qui arriva ben poco, finalmente è arrivata una mostra di grande spessore, un artista che espone al Pompidou, nei più grandi musei internazionali, e finalmente qui godiamocela, andiamo a conoscere l'arte contemporanea internazionale, quella che influenzerà moltissimo lo sviluppo dell'arte futura. Louis Nevelson vi aspetta tutti e divertitevi nella conoscenza e parlatene di questa mostra, è assolutamente gratuita se volete fruirne da soli, solamente aiutati da questo video che vi ho fatto, quindi, o da un approfondimento personale, quindi non perdete l'occasione di conoscere questa grande artista. Io vi lascio adesso, da Ombretta e d'Arte per Te è tutto, arrivederci alla prossima!